Eccoci di nuovo in studio con l'arrivo di Vasco Rossi, che in questo momento vedete abbracciato, appena abbracciato da Giancarlo Muzzarelli, il sindaco di Modena, che lo accoglie all'esterno di questa struttura. Ovviamente tanti i fans che sono in questo momento in attesa di vederlo e che probabilmente in questo momento lo stanno vedendo in parte. Non credo che sia previsto per ora un bagno di folla attraverso le ali di persone, di pubblico che sono presenti fuori. Vedete, siamo già all'interno dell'ex AMCM. Vasco parla con Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena, ex assessore regionale, il rocker applaudito anche evidentemente anche dalla polizia municipale e da chi è cosiddetto addetto ai lavori, ecco, per questa giornata che evidentemente necessita anche di una dose di sicurezza, di una serie di misure di sicurezza eccezionali, perché comunque chiaramente siamo in un periodo particolare e va garantita la sicurezza quando ci sono assembramento di persone eccetera. Qui chissà se stanno già mettendosi d'accordo sulle modalità di questo conferimento, sulle modalità del taglio del nastro. Lo sapete e ve lo ricordo, consiglio comunale straordinario per il taglio del nastro di questa nuova struttura ex AMCM e per il conferimento della cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. Che vedete con questo basco, con questa cuffia che va di moda oggi, insomma, e questi occhiali scuri? Ora sta salutando tutti i consiglieri comunali, gli addetti ai lavori, i politici modenesi, sempre accompagnato da Giancarlo Muzzarelli. Vedete il presidente del Consiglio Comunale Francesca Maletti adesso nello sfondo, e poi ancora foto e strette di mano per il Blasco in questo momento nella sala, nell'aula, non nell'aula del Consiglio Comunale, ma in quella che è diventata oggi l'aula del Consiglio Comunale all'ex AMCM. Il protocollo non dovrebbe essere lunghissimo. Vasco ha tirato adesso fuori un foglio dalla tasca, probabilmente sarà qualche appunto di quello che buongiorno a tutti. Dire. Eccoci qua, sentiamo. Sembrava che ci volesse una cosa. C'era un po' di silenzio. Bene, buongiorno a tutti di nuovo. Grazie a Vasco Rossi di essere qui con noi oggi. Riprendiamo il Consiglio Comunale. Grazie alle autorità di essere presenti. Alla dottoressa Maria Patrizia Paba, prefetto di Modena. Al colonnello Francesco Randaccio dell'Accademia di Modena. Angelo Tibaldi, presidente del Tribunale di Modena, la dottoressa Musti, procuratore, Massimo Mestetti, assessore regionale, ai consiglieri regionali Boschini, Campedelli, Sabatini e Serri, al rettore professor Andresano, al delegato dell'arcivescovo Don Paolo Notari, al sindaco di Zocca, Gianfranco Tanari, che lo ringrazio personalmente anche per essere venuto col confalone e con buona parte della sua Polizia Municipale, al questore Santarelli, al comandante dei Carabinieri Balboni, al comandante della Guardia di Finanza Russo Pasquale, dirigente della sezione Polizia Stradale Tassi, al comandante dei Vigili del Fuoco Tornatore, al comandante Bertini della Casa Circondariale, al comandante Chiari, ma anche a tutte le altre autorità. Vorrei anche fare un ringraziamento anche a tante persone che sono qui oggi, che sono in rappresentanza di tutti quegli enti, di tutte quelle associazioni che hanno permesso l'evento del 1° di luglio. Senza di loro questo non sarebbe stato possibile. Non sarebbe stato possibile senza Vasco Rossi, non sarebbe stato possibile senza tutta l'organizzazione che c'è stata dietro, non sarebbe stata possibile senza tutte quelle persone che volontariamente hanno lavorato in quei giorni. Oggi è una giornata molto importante per Modena, intanto perché c'è l'inaugurazione di questa palazzina. Chi l'ha vista prima e chi la vede oggi vede che è una cosa completamente diversa, e questo si è potuto concretizzare grazie ai contributi sia europei che della regione Emilia-Romagna. Questa è stata una riqualificazione della città, di una parte della città,
È il primo pezzo di questo comparto, al quale ne seguiranno altri. E come abbiamo deciso anche come Consiglio Comunale, ecco, qui verrà utilizzata sia la parte di ERT, ma anche con un bando aperto, per dare la possibilità a tanti giovani e a tante giovani di poter a Modena avere delle opportunità di tipo culturale, delle opportunità di tipo lavorativo. Ecco, un ringraziamento anche per la giornata di oggi a ERT, come a tutte le forze dell'ordine che sono presenti, come ai dirigenti e agli operatori del Comune di Modena che hanno lavorato e che hanno permesso l'iniziativa e il Consiglio Comunale di oggi. Oggi è importante anche per il conferimento della cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. Come abbiamo letto prima nelle motivazioni, un artista che ha sempre tenuto i collegamenti con la città di Modena, con Zocca e con tutto il territorio della provincia. E proprio per questo motivo ci sono i tre confaloni della città di Modena, della città di Zocca e della provincia di Modena. Per cui un attaccamento alle proprie origini, alle proprie radici. Non è di tutti gli artisti questo, per cui noi con questo vogliamo riconoscerlo anche oggi a Vasco Rossi. Una persona anche che ha recato lustro all'immagine di Modena nel mondo, scegliendo di fare a Modena il grande concerto del 1° luglio. E questo, come ho detto prima, vuole essere anche un segno di ringraziamento per tutti quelli che hanno collaborato. Ecco, la città di Modena negli ultimi 30 anni ha conferito la cittadinanza onoraria a 5 personalità del mondo dello sport, della cultura e delle istituzioni. A Giulio Velasco nel 1990 per indiscussi meriti che ha saputo dimostrare nello sport. A Michael Schumacher nel 2001 per i grandi meriti sportivi. A Remo Bodei nel 2007 per i meriti di eccezionale rilievo culturale e sociale. Al giudice Antonino Di Matteo nel 2015 per i meriti di eccezionale rilievo nella lotta alla criminalità organizzata e al prefetto Alessandro Pansa, capo della Polizia nel 2015, per i meriti che le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno acquisito nel quotidiano impegno a difesa della legalità e per la sicurezza dei cittadini modenesi. Ecco, poi da alcuni anni assegniamo la cittadinanza onoraria ai bambini e alle bambine di 10 anni residenti a Modena che, nati in Italia, non sono cittadini italiani. Come abbiamo detto prima, le motivazioni della delibera che abbiamo approvato pochi minuti fa è proprio perché riconosciamo a Vasco Rossi di aver recato lustro all'immagine di Modena nel mondo. E di questo io lo ringrazio di essere qui, ma lo ringrazio anche a nome di tutti i consiglieri proprio per quello che lui ha fatto per la città di Modena e anche perché ha sempre Modena nel cuore. Grazie. Prego, signor. Caro Vasco, grazie. Grazie per le tue canzoni che hanno fatto divertire, emozionare e pensare intere generazioni di modenesi ed italiani, interpretando le tensioni e le contraddizioni dei nostri tempi, dando voce a delusioni e speranze, a sofferenze e gioie intime, a crude esperienze di vita, di piacere e di dolore, a meravigliosi sogni ad occhi aperti. Grazie per il Modena Park. È stato un successo enorme per te, per i tuoi 40 anni di vita sul palco, per Modena, che ha dimostrato che quando vuole sa andare al massimo. È stata una grande festa di musica, un grande incontro di popolo e di generazioni. Ce lo siamo detti quando ci siamo visti, no? Le generazioni che si muovevano. Una grande festa nazionale di italiani che sono arrivati da ogni angolo dello stivale. Per una volta, come ha osservato il nostro vescovo Don Erio, abbiamo parlato bene di noi.
e tutti coloro che ci hanno seguito hanno parlato bene di noi, hanno parlato bene di te e di Modena che per un giorno è stata la capitale mondiale del rock, e di Modena e delle sue eccellenze. Abbiamo detto no, e tu lo hai ripreso, no alla paura, e detto sì alla libertà, perché siamo certi che è possibile un mondo migliore. Oggi, che tutto è andato bene, sembra tutto facile. Prima sembrava impossibile. Ma ci siamo riusciti insieme, con un grande gioco di squadra. Ci siamo riusciti grazie ad uno spettacolo unico ed indimenticabile. I dati lo confermano. 225.000 biglietti venduti, record mondiale. 200 sale cinematografiche collegate in diretta. 16 piazze con schermi giganti e diretta Rai 1 in Eurovisione con 5.633.000 spettatori. Il 36,1 di share. Un record che pone Modena Park al primo posto degli eventi musicali di tutti i tempi. Grazie a te, semplicemente grazie a te. Vasco, ci siamo riusciti perché Modena è una città unica e inimitabile. Grazie ai modenesi che hanno capito e si sono sobbarcati i disagi dell'organizzazione prima di godersi la festa. Grazie alle istituzioni nazionali e locali che hanno cooperato gomito a gomito e finalmente hanno dato una bella immagine dell'Italia. Grazie al prezioso ed encomiabile impegno della Protezione Civile regionale e locale e dei suoi volontari, alla professionalità e all'impegno della signora prefetto dottoressa Paba, che ringrazio pubblicamente. E insieme a lei ringrazio tutte le forze di Polizia dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, dei dipendenti pubblici, tutti. E in particolare consentitemi di ringraziare quelli del Comune. E dico grazie a loro perché erano quelli più vicini e sono anche quelli che ho tenuto sotto stress di più degli altri e quindi hanno sopportato quella fase più di altri. Ringrazio gli operatori sanitari dell'azienda sanitaria di ERA, degli organizzatori del concerto, la società e l'insieme di Big Band e tutti i componenti dei mezzi di comunicazione, degli operai, dei tecnici che hanno gestito l'evento. Caro Vasco, la cittadinanza onoraria che siamo lieti di conferirti è il sigillo di questa straordinaria esperienza, che ha promosso l'immagine di Modena nel mondo ed è un riconoscimento alla tua produzione artistica e alla conferma del legame tuo con Modena. Un legame che parte da lontano, almeno da quando, e credo sia simpatico ricordarlo, a 13 anni vincesti il concorso dell'Usignolo d'Oro. Della nostra società del Sandrone, che è qui che ti saluta ed è venuta per salutarti. Molto piacere. Ed è un legame che oggi si arricchisce di un altro evento altamente simbolico per la cultura, per l'arte e per la città. Perché nella tua nuova veste di cittadino onorario sei qui con noi per inaugurare questo splendido recupero dell'architettura industriale del Novecento, che abbiamo realizzato con la progettazione dei tecnici del Comune, con l'impegno delle imprese, che ringrazio, dei lavoratori dell'impresa che hanno mantenuto tempi, e con soldi nostri, con i fondi europei assegnati dalla Regione Emilia-Romagna, per un investimento totale di 2.400.000 euro più 400.000 euro per la scuola del teatro della Fondazione Emilia-Romagna Teatro, che è in questa zona. Allora passiamo dall'industria di ieri e oggi passiamo all'arte di oggi e di domani per liberare l'energia e la creatività. Qui
dalla produzione di energia elettrica. In questo luogo c'era una grande macchina che produceva energia elettrica. Abbiamo conservato il carro ponte, l'abbiamo conservato per un ricordo, per memoria della nostra storia. E dalla produzione di energia elettrica che avveniva proprio in questi luoghi storici dell'azienda municipalizzata, passiamo ad una nuova energia, l'energia creativa di chi in queste sedi si dedicherà alla ricerca, alla produzione teatrale e più in generale alla ricerca e alla produzione di arte e spettacolo. E siamo sicuri che la scossa che ci hai dato al Modena Park arriverà anche qua. A Modena la rigenerazione urbana non è uno slogan, accade per aumentare la bellezza della città, e questo oggi è un luogo bellissimo. A Modena il futuro non si perde nella nebbia, è lavoro, è rigenerazione urbana, è cultura. E la scossa che ci hai dato tu per costruire un mondo migliore, e questo è l'impegno che noi assumiamo. Quindi, caro Vasco, grazie, mille volte grazie, Vasco, per quello che ci hai dato e per quello che continui ancora a donarci con la tua energia. Allora, sono commosso, dicevo, perché sono molto contento di ricevere questo riconoscimento, e vorrei cominciare appunto con un ricordo, quello di quando sono arrivato per la prima volta in questa città, a Modena, avevo 11 anni e venivo giù con la piena, si dice, no? Venivo giù con la corriera e venivo perché frequentavo la scuola di canto e musica del maestro Bononcini, compianto, e con la sorella anche. Quindi venivo giù con la corriera, poi arrivavo allo Storchi, scendevo e facevo a piedi tutta la strada fino alla stazione piccola, dove fino al cavalcavia della stazione piccola. Mi ricordo quella strada molto larga, che io che ero bambino, insomma, mi sembrava grande. C'erano questo viale enorme con queste piante, poi c'erano i giardini, c'erano, mi pare, di fianco. Costeggiavo questo, avevo 11 anni e chiaramente ero ancora innocente. Ancora. Dopo, ecco, frequentando questa scuola di canto e musica, quindi dove tutto è cominciato in pratica, la frequentavo perché dovevo partecipare a un concorso, famosissimo concorso, che si chiamava l'Usignolo d'Oro di quei tempi. E imparavo intanto la canzone che era stata scritta apposta per me, perché era un concorso di canzoni nuove, cioè originali, come lo Zecchino d'Oro di Bologna, però non era ripreso dalla televisione, ma era lo stesso spirito. Quindi, imparando questa canzone che era stata scritta, mi ricordo, dal maestro Bononcini e da un'altra persona che voglio ricordare, che si chiama Cissi Marengo, che aveva scritto le parole della canzone e che dopo è stato un grande amico, e anche lui è scomparso troppo presto, e anche lui è stato uno dei primi miei sostenitori, diciamo, quando ho cominciato l'avventura del cantare. Facevo concerti qui nelle sale, qui nei locali qui intorno, lui veniva sempre, lo ricordo con molto affetto. La canzone si chiamava Come nelle fiabe, e quest'anno, guarda caso, avevo proprio una canzone nuova, l'ultima, che si chiamava Come nelle favole. È tutto sembra un cerchio che, insomma, che torna. Diciamo, quindi con Modena ho avuto poi questo, naturalmente, questo concorso, lo Usignolo d'Oro, lo vinsi. Quindi Modena è stata la prima città che mi ha fatto montare la testa. Io in quel tempo devo dire, io a quel tempo, insomma, pensavo di essere già diventato una rockstar. Dopo ho avuto la doccia fredda, e qui viene il rapporto con Modena un po' più, diciamo, conflittuale, quando sono venuto giù a studiare a scuola e in collegio.
periodo tristissimo della mia vita, lo ricordo con una tristezza incredibile, perché anche vivevo un po' la città, cioè sentivo, mi sembrava di sentire ostilità da parte dei cittadini per noi che venivamo dalla montagna, perché in effetti una volta venire dalla montagna era proprio una cosa che si vedeva, nel senso che anche come vestiti, non è come oggi che anche nei paesi arriva internet, la televisione, cioè tutti si vestono uguali, sia a Zocca che a Milano, una volta no, quindi una volta ti vedevano proprio da come eri vestito, oltre che da come camminavi. Voi capite già che la mia camminata è anche particolare, per cui insomma mi sentivo un po', e ho sofferto molto, perché ero un adolescente, quindi e mi ricordo che soffrì moltissimo. Dopo, un altro momento del rapporto con la città e un'altra persona che voglio ricordare è quando Degani, Filiberto Degani, che voglio salutare sempre, fu il primo a credere in me come performer e come disc jockey, e venne a Zocca, a quei tempi c'era appunto radio, e per insomma prendermi a fare il disc jockey dello Snoopy, lo Snoopy's Dream, che era il più bel locale di tutti, lo dico anche perché c'è Zanarini che guarda e vorrebbe dire di no, ma era così, era così, vedi? Era il locale più bello di tutti, per cui ero diventato improvvisamente il re della notte della città. Voi capite, quindi i miei rapporti con questa città sono, insomma, sono stati splendidi e insomma sono legato a questa città profondamente. Volevo anche fare un'altra battuta che dicevo: adesso che sono diventato grande, finalmente mi avete dato le chiavi di casa. Bene. Adesso invece mi ero preparato, cioè ho scritto un discorso, però quindi allora il primo luglio ha già detto tutto il sindaco, quindi però ripeto, il primo luglio 2017 a Modena ha vinto la musica contro la paura. E Modena è diventata la capitale mondiale del rock. L'occasione per festeggiare i miei primi 40 anni di musica si è trasformato nel più grande raduno rock della storia della musica italiana. Un evento di portata mondiale che ha stabilito una serie di record. Dal numero impressionante dei partecipanti alla straordinaria perfezione della macchina organizzativa che ha dimostrato al mondo intero la capacità nel nostro paese di creare grandi eventi, permettetevi di dirlo, eventi epocali, dato che qualche giornalista con la puzza sotto il naso continua a trattarci un po' come quelli, capito, che facciamo delle sagre di paese, più o meno, ecco, eventi epocali di partecipazione popolare e aggregazione pacifica, tutto made in Italy, dalla produzione all'organizzazione alla vendita dei biglietti a tutti. Per 3 giorni una città di 185.000 abitanti è stata invasa da un pacifico e festoso popolo di oltre 230.000 persone che, contraddicendo le ipotesi più catastrofiche di addetti ai lavori o addetti ai livori, ma le lingue invidiosi e sentimenti di paura generalizzati comunicati dai media, si è comportato questo festoso popolo in un modo talmente civile e corretto da lasciare stupefatti anche le istituzioni più preoccupate e con la bocca asciutta i vari profeti di sventura. Perché lo diceva prima Muzzarelli, ha ragione, prima sembrava impossibile. È stato veramente una cosa difficile, siete stati tutti molto molto bravi. Io
Continuo. Questa è stata la dimostrazione, a dispetto dei luoghi comuni moralistici e bigotti, che la musica rock, oltre a essere un fantastico modo di comunicare emozioni, è un formidabile strumento di aggregazione capace di fare stare insieme gioiosamente centinaia di migliaia di persone che per una sera possono dimenticare i loro problemi e i loro guai. Non voglio dire che sono creati un po' anche dai politici, ma forse meglio di no, qui, non so, però, insomma, con buona pace, insomma, di tutti i politici. Però bravo, dunque, allora, scusate, perché io non sono abituato, ecco, io non sono abituato a parlare senza una musica di sottofondo. Per cui, sì, quando sento la mia voce, senza, mi imbarazzo, è una questione, ci dovrò lavorare sopra, ma vabbè, ci lavorerò sopra. Allora, hai già detto tu giustamente che è stato un evento che ha coinvolto tutta l'Italia con 200 sale, insomma è stata una cosa unica e irripetibile. Io sono contento di averlo fatto e diciamo che beh, per adesso va bene così. Diciamo che è andato tutto bene, dobbiamo ringraziare veramente. A questo punto ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento epocale. Il popolo del rock che ha invaso pacificamente la città. Sì. Tutti i miei collaboratori che hanno lavorato giorno e notte, notte e giorno perché che si realizzasse la tempesta perfetta, che è stata la tempesta perfetta, una cosa. E tutti i miei, naturalmente tutti i miei, la mia banda, quelli che hanno suonato con me, che sono stati con me dall'inizio. Poi vorrei ringraziare l'amministrazione comunale di Modena, veramente, sinceramente, perché, e in particolare il sindaco Giancarlo Muzzarelli, perché ci ha creduto per primo dall'inizio in questa cosa, è stato fermo anche nei momenti nei quali insomma si pensava di tutto, ha tenuto duro, ci ha creduto e ha lavorato insieme alla giunta per sensibilizzare anche quella parte di cittadini prevedibilmente all'inizio un po' spaventati. Grazie ai volontari, alle forze di polizia, alla questura, alla prefettura, ai vigili urbani e a tutti i modenesi che ci hanno accolto con la loro proverbiale disponibilità. A questo punto permettetemi di concludere alla fine di tutto e di ringraziare comunque sempre il cielo e la chitarra. Grazie, grazie. Allora intanto grazie perché ha messo altre energie e credo che questo sia importante. Adesso passiamo insieme alla Presidente alla consegna formale delle chiavi della città, perché riteniamo così di poter coronare questa nostra scelta, scelta del Consiglio Comunale, scelta della città, che consideriamo molto importante. Poi dopo bisogna vedere che cosa. Si posso entrare e uscire quando vuoi. Può entrare e uscire quando vuoi. Sì, perché. Ma voi togliete.
Ah, sì. Credo che sia bloccata. No, l'hanno bloccata. Bloccata. Se no. Dopo la prendo, dopo mi direte quale porta apre. grazie Davide. Siamo alla prossima. E questa è una mia lettera che ti ho scritto. Quindi te la conservi nel tuo ricordo. Grazie molto perché ho fatto il lavoro per arrivare, sul serio. Quindi sono molto contento. Grazie a te. Bene, adesso ringraziamo Vasco e salutiamo per andare al taglio del nastro con la cortesia adesso di salutare i consiglieri. E Vasco, vogliono vedere ancora la chiave. Guarda la chiave. Eccolo qua. E qui siamo alle foto di rito, dopo la consegna delle chiavi della città a Vasco Rossi, la cerimonia, diciamo così, il momento clou si conclude. Adesso il Consiglio di Modena prosegue per la consueta trattazione, è inconsueto tutto oggi a Modena. Diciamo, il protocollo ora prevede un momento in cui ci sarà l'inaugurazione, il taglio del nastro di questa nuova struttura ex MCM. Vedete però i selfie tra Vasco Rossi e Giancarlo Muzzarelli, non solo di fan ma anche di politici, di addetti ai lavori, di insomma persone che gravitano attorno al Consiglio Comunale di Modena. Avete sentito Vasco Rossi che ha ricordato la sua infanzia a Modena, scendeva da Zocca quando aveva 11 anni, diceva che ha vinto questo concorso Canoro, l'Usignolo d'Oro, che era come un po' come il nostro Zecchino d'Oro a Bologna, ma senza le telecamere, senza la diretta di Rai 1. Molto contento di questo primo riconoscimento che gli fece montare la testa, come lui ha ricordato poco fa. E poi il momento invece un po' più difficile, quello del collegio, in cui insomma Vasco si è sentito un po' visto dai modenesi come quello che arriva dalla montagna. Un legame che si è concluso, diciamo che un legame che sublima nel Modena Park dello scorso primo di luglio, questo concerto che ha battuto tutti i record ed è entrato nella storia in modo prepotente come il concerto più seguito con il maggior numero di partecipanti, ben 225.000 al Modena Park appunto lo scorso primo di luglio. Ancora strette di mano per Vasco Rossi, che è arrivato con un piccolo, leggerissimo ritardo all'ex MCM, ma che certamente gli hanno perdonato tutti, compresi i suoi fan che sono fuori dalla struttura in questo momento. Autografi, firme, dediche del rocker di Zocca a chi è presente in questo momento in Consiglio Comunale, i tanti consiglieri comunali che di ogni parte politica insomma vogliono testimoniare la loro stima, il loro rispetto e il loro gradimento nei confronti di Vasco Rossi. Vasco Rossi che non si è mai tolto il berretto, non si è mai tolto gli occhiali, insomma non si è fatto vedere finora diciamo a volto scoperto dai presenti in sala, in Consiglio Comunale. Vasco Rossi che ovviamente è assediato anche da colleghi giornalisti che vogliono fargli domande, vogliono rivolgergli qualche quesito, anche se Vasco ha tenuto la parola parecchio fino ad ora. Una giornata, ricordiamo appunto, importante per i modenesi, fondamentale per i modenesi, ma che immaginiamo sia piaciuta anche ai bolognesi, anche a chi è legato a Vasco, perché comunque anche Bologna è legata, lo ricordavo, a Vasco Rossi, perché qui Vasco ha passato gli anni dell'università, perché qui ha fondato insieme ad altri la famosa Punto Radio, ha avuto i primi rapporti con le radio libere, è stato uno dei pionieri delle radio libere Vasco Rossi, ha passato tanto tempo a Bologna e è legato comunque tantissimo anche alla nostra città. Ovviamente è doveroso il riconoscimento della città di Modena e corona questo rapporto tra la città e Vasco, l'appuntamento lo ricordavo appunto del Modena Park, un po' per questo la città ha voluto tributargli questo riconoscimento. Siamo in chiusura della nostra diretta che ci ha consentito di mostrarvi insomma queste parole, di farvi sentire le parole di Vasco Rossi in Consiglio Comunale a Modena. Ricordo che
un'ampia sintesi di questo momento, le parole di Vasco le sentirete anche questa sera nel nostro speciale Daedalus, nel nostro Daedalus consueto come ogni mercoledì sera, ma speciale in questo caso perché andiamo a pescare nel momento e nel mondo della musica. Ancora selfie, ancora strette di mano per Vasco Rossi che non riesce ad allontanarsi, diciamo, dalla sala del Consiglio Comunale, sala improvvisata e allestita all'ex MCM, dove ci sono fan, dove ci sono consiglieri comunali, ci sono giornalisti e quant'altro, ognuno ha il desiderio, insomma, di stringere la mano al suo beniamino. Sentiamo in sottofondo anche le note di alcune sue famose canzoni, ed ora Vasco Rossi si allontana accompagnato sempre dal sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, che è stato un po' diciamo il padrone di casa oggi insieme alla presidente del Consiglio Comunale Francesca Maletti, e che ha voluto, insomma, lasciare a Vasco questa tributare a Vasco questa onorificenza, approvata ovviamente dal Consiglio. Eccola qui, guardate le chiavi della città del comune di Modena con i colori della città e con la targa. Vasco ha scherzato prima dicendo: ma non si toglie, non la posso usare, voglio usarla per uscire e rientrare quando mi pare, allora che mi pare, insomma, questa è la sua battuta. Ancora autografi e selfie per il rocker di Zocca in questo momento a Modena, non ha ancora appunto lasciato la sala, che poi dovrà proseguire, come dicevamo, nella sua tabella di marcia secondo l'ordine del giorno, e quindi andare a sigillare, diciamo, una giornata in qualche modo storica con l'inaugurazione di questo nuovo plesso. Noi però ci fermiamo qui, visto che appunto avremo modo poi di rivedere tutto questa sera a Daedalus alle 21 su ETV Rete 7. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.